Buonasera, dottoressa Bucoliero. Il suo libro, Senza sbarre, racconta la sua esperienza al carcere di Bollate. Ma senza sbarre all'interno del carcere e quindi prediligendo l'aspetto rieducativo e quindi facendo del carcere di Bollate un modello, oppure anche senza sbarre come ricorso a pene alternative e quindi non alla detenzione, anche in funzione del sovraffollamento delle carceri? Certo, entrambi, senza sbarre sia perché il carcere deve essere necessariamente un carcere aperto se vogliamo che funzioni e quindi con il carcere che esce la comunità che entra, ma anche un carcere che sia sempre meno carcere, quindi meno ricorso alla detenzione e sempre maggiori investimenti sulle misure di comunità. È un aspetto culturale il fatto che si faccia così tanto ricorso alla detenzione. L'Unione Europea ci ha sanzionato per sovraffollamento delle carceri, equiparando il sovraffollamento delle carceri a una pena inumana e particolarmente gravosa. Eppure non riusciamo a uscire da questo aspetto. C'è anche proprio il problema delle detenzioni preventive che è largamente utilizzato. Certo, il problema della custodia cautelare è uno dei problemi che determina appunto il sovraffollamento carcerario, tant'è vero che noi vediamo che un alto tasso di sovraffollamento è presente nelle case circondariali piuttosto che invece nelle case di reclusione e quindi questo è sicuramente un problema. E, il problema del sovraffollamento è stato, diciamo, affrontato nel 2015, soprattutto all'indomani della sentenza di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, c'è stato un timido accenno, ma purtroppo poi le misure sono state delle misure che si sono rivelate in qualche modo, non dico fallaci, non dico fallimentari perché in realtà hanno funzionato, ma che comunque non hanno, come dire, affrontato in maniera sistematica il problema. Ed è questa la vera questione sulla quale ci troviamo adesso a lavorare. Allora, dottoressa, un talento personale, ma forse una grande passione nel suo lavoro, ma è questo un po' il segreto? Ma non so se questo è il segreto, sicuramente io insomma, cerco di fare e mi riesce abbastanza semplice, ecco, il fare questo lavoro avendo sempre portando un entusiasmo, ecco, l'entusiasmo che fino a questo momento non mi manca e che anzi mi aiuta anche a superare i momenti di difficoltà che pure ci sono all'interno del carcere. Grazie. Grazie a te.